Buongiorno a tutti da Simone Cristicchi. Siamo qui insieme a tutti i cittadini dell'Aquila per celebrare il giorno del ricordo, il giorno del ricordo dei martiri delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano e dalmata. Per me che ho esplorato e mi sono documentato su questa pagina dimenticata dal grande libro della storia, è importante ricordare un evento di cui non ero a conoscenza, e come me tanti altri cittadini italiani, ed è la strage di Vergarola. È il 18 di agosto del 46, a Pola, in Istria, sulla spiaggia di Vergarola. Tutto è pronto. Oggi ci sono le gare di nuoto e di vela della polisportiva Pietas Iulia, un evento atteso da tutta la città, un evento sportivo, che infatti ha richiamato su quella spiaggia intere famiglie, centinaia di persone, tutti riuniti in una giornata serena. La guerra è finita, in città ci sono gli angloamericani, gli alleati, a controllare che tutto si svolga regolarmente. Dopo tanti anni di guerra, di bombardamenti, di morti, di gente sparita nel nulla, finalmente per quella gente, su quella spiaggia, una giornata normale. Mi racconta una testimone: con la mia famiglia facciamo il bagno tutti insieme. Poi pranziamo all'ombra della pineta che è in alto rispetto alla spiaggia. Dopo pranzo mi accorgo che l'acqua è finita. Vado io e mi avvio verso la fontanella che sta dall'altra parte della pineta. Sento che tutta la pelle del viso che mi tira per il sale. Allora mi abbasso per sciacquarmi la faccia, per rinfrescarmi un po'. E proprio in quell'attimo, alle 14:10, un grido, scampè, scampè, che sciopa tutto. Scappiamo. Che sta scoppiando tutto. Molti d'istinto scattano in piedi. Nello stesso istante si scatena l'inferno, un boato, la città trema, sulla spiaggia si fa buio, sembra notte. Un'eclissi, dice qualcuno. Ma quale eclissi? Ci sono detriti ovunque, allora saranno bombardamenti. Ma quali bombardamenti? La guerra è finita, in città ci sono gli inglesi. Quando rialzo gli occhi, rimango pietrificato. Scappano tutti, uomini e donne che corrono con i bambini in braccio urlando. Allora anch'io mi ritrovo a correre per raggiungere la mia famiglia che sta dall'altra parte della pineta, anche se rischio di essere travolto dalla folla che corre in direzione opposta alla mia. Risalire la corrente di questo fiume è impossibile. Cristo Santo, dove sei, Piccio mio? La mia putela, i miei bambini, Maria, Tonin, assassini. Quando arrivo alla spiaggia, la scena che mi si para davanti agli occhi, un mattatoio. C'è sangue ovunque, i corpi dilaniati, le braccia e le gambe staccati e riversati sull'arenile, persino sui rami degli alberi. Mi volto e il mare si è tinto di rosso. Ricordo che per il resto di quell'estate nessuno ha più mangiato pesce. All'indomani, ai funerali, il dolore non è soltanto quello dei parenti delle vittime. C'è il singhiozzo di un'intera città in ginocchio e una lunga fila di camion militari che trasportano le bare coperte dal tricolore. 21 le salme non identificate. In una bara ci sono solo giocattoli. Ma che cos'era successo quella mattina, 18 agosto 1946, sulla spiaggia di Vergarola? Su quella spiaggia, accatastate da un lato, c'erano 28 mine, 28 mine disinnescate, innocue, nessun pericolo. Stavano messe lì da tempo, i bagnanti ci avevano fatto l'abitudine. Erano state private dell'innesco, addirittura i bambini ci giocavano vicino, ci correvano intorno senza nessuna paura. Ma quei mostri addormentati, alle 14:10, di quel 18 di agosto 46, quei mostri si risvegliano. Si risvegliano proprio nel giorno in cui quella spiaggia è affollata di italiani. Sono 9 tonnellate di tritolo che scoppiano all'improvviso e uccidono un centinaio di persone, ne feriscono almeno 200, intere famiglie scomparse così, tra un bagno e l'altro. Nessuno conosce Vergarola. Nessuno sa che è la più grave strage mai compiuta contro italiani civili inermi in tempo di pace.
Il giorno dopo i giornali dell'epoca titolarono Sventura a Pola come fosse caduto un fulmine, poi sotto scritto in piccolo, Forse è stato un attentato. Ma dopo 70 anni, ancora nessuna risposta, solo brandelli di verità. Questa data, 18 agosto 1946, è importante perché gettò in uno stato di terrore tutta la popolazione di Pola e dell'Istria. E si può dire che è da lì, da quel giorno, che ebbe inizio l'esodo. E quindi oggi siamo qui per ricordare, qui all'Aquila, per ricordare i circa 10.000 scomparsi, morti nelle foibe. Siamo qui per ricordare tutti i profughi, istriani, fiumani e dalmati sparsi nel mondo dal 47 in poi. E siamo qui per ricordare tutte le vittime innocenti della strage di Vergarola.